Va ora in onda Radio Giornale Bellunese. Notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 27 ottobre 2021. Coronavirus, aggiornamento sulla campagna vaccinale in provincia di Belluno. Attualmente oltre l'83% dei residenti con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, ciclo completo per l'80,1% della popolazione, con almeno una dose il 66,7% dei soggetti tra 12 e 19 anni, il 79,3% dei ventenni, il 74,7% dei trentenni, il 76,2% dei quarantenni, l'83,5% dei cinquantenni, l'87,2% dei sessantenni, il 92,3% dei settantenni e quasi il 100% degli over 80. Restano ancora da vaccinare circa 31.000 bellunesi, con i numeri più elevati tra i 30 e i 59 anni, dove le persone scoperte sono più di 17.000. Hanno invece ricevuto anche la terza dose circa 4.000 persone. A tal proposito, l'USL numero 1 Dolomiti fa sapere che, pur essendo attiva la possibilità di prenotare dal sito www.auls1.veneto.it, la terza dose di vaccino per gli over 60 che hanno completato il ciclo primario da almeno 6 mesi verrà spedita a queste persone una lettera invito con appuntamento presso un centro vaccinale territorialmente accessibile. Si raccomanda l'adesione, sottolinea l'USL, essendo ormai evidente la necessità di consolidare la risposta immunitaria anti-Covid in vista di una possibile ripresa epidemica della quale si registrano alcune iniziali avvisaglie. Si allarga intanto il focolaio emerso a Castellavazzo dopo diverse positività riscontrate alla scuola elementare della frazione longaronese, chiusa per precauzione almeno fino al 2 novembre. Il tracciamento ha fatto rilevare nuovi contagi, con il numero complessivo dei casi che sale a quota 35. Mi auguro che l'aumento si fermi qui, commenta il sindaco di Longarone Roberto Padrin. Anche se tutti stanno manifestando condizioni di salute tutto sommato buone, sono comunque cifre alte, la sua riflessione. E mentre i contagi si allargano, proprio a Longarone due consiglieri di minoranza hanno deciso di non partecipare all'ultima seduta del Consiglio Comunale in segno di solidarietà ai No Green Pass di Trieste. Ci sentiamo in dovere di appoggiare la protesta, hanno spiegato Silvia Daronc e Margherita Munerotto, riferendosi a quanto sta avvenendo a 200 km di distanza dal comune che rappresentano. Nel nostro piccolo, con questo gesto volevamo far sentire la nostra vicinanza alle motivazioni di fondo che hanno animato quella e tante altre piazze d'Italia. Critico nei confronti della scelta il capogruppo di maggioranza Francesco Croce. Trovo assurdo il suo commento che due persone elette in rappresentanza dei cittadini di Longarone non si presentino in consiglio, motivando questa scelta con una protesta di livello nazionale che non ha attinenza alcuna con le istituzioni locali longaronesi. Cambiamo argomento. La procura di Belluno ha espresso parere favorevole sul fine vita per Samantha Dinca, la trentenne feltrina che da quasi un anno è in coma irreversibile. A chiedere l'interruzione delle terapie che tengono artificialmente viva la donna sono stati i genitori, in osservanza di quanto espresso dalla stessa Samantha quando era ancora in salute. Una volontà riportata solo oralmente, senza una formalizzazione. Da qui le difficoltà burocratiche nel vederla rispettata. Dopo i pareri di procura e comitato etico dell'USL Dolomiti, sul caso si attende la sentenza del giudice. Incidente sul lavoro ieri mattina a Forcella Aurine. Un boscaiolo di 35 anni è stato travolto da una pianta, riportando un grave politrauma all'altezza del torace. L'uomo si trova ora ricoverato all'ospedale Caffoncello di Treviso in prognosi riservata. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro, oltre ai sanitari, anche i carabinieri e tecnici Spisal per le verifiche del caso. È invece di due feriti il bilancio dell'incidente automobilistico avvenuto ieri sera attorno alle 20 a Trichiana. Poco dopo l'abitato di Niccia, lungo la strada che sale a Sant'Antonio di Tortal, due mezzi si sono scontrati frontalmente. Violento l'impatto, con le vetture praticamente distrutte, i due guidatori sono stati trasportati all'ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.
Passiamo allo sport, calcio, resa nota la prima classifica stagionale dei giovani di valore. La graduatoria nota per premiare i club che utilizzano giocatori fuori quota oltre il minimo previsto dal regolamento. La Dolomiti Bellunesi, la squadra nata dalla fusione tra Belluno, San Giorgio Sedico e Union Feltre, è al terzo posto con 174 punti, dietro solo a Montebelluna 360 e Cagliero Terme 252. Infine le previsioni del tempo in provincia di Belluno per la giornata di domani, giovedì 28 ottobre. Bella giornata autunnale con sole, cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità, però senza escludere qualche nebbia notturna in alcune conche prealpine in rapido dissolvimento dopo il sorgere del sole. Inversione termica notturna nelle valli e ritorno di una certa mitezza diurna a tutte le quote, specie nei settori più assolati. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.